controllo della noce, si leva la sicura, estrae la noce, verifica del dente di sgancio dei due inserti della leva e della noce, pulizia della noce con un panno non lubrificato e della sede, si rimette in sede la noce e si mette la noce in posizione di caricamento. Per effettuare il caricamento si prende il macchinetto dall'apposito stallo, si inserisce sulla balestra, si mette in leggera tensione e si sistemano gli agganci. Mano saldamente messa sulla parte posteriore del teniere vicino al poggiagomiti, al poggiaspalla, piede dentro la staffa e si inizia il caricamento. Quando si sente che è venuto il click, che ha fatto in pratica il caricamento, si inserisce la sicura, si detensiona di una tacca il martinetto, lubrificazione della piastra e possiamo procedere a levare il martinetto. Il martinetto si sistema e si riposiziona nell'apposito stallo in modo che non rechi intralcio alla circolazione. La balestra con questa operazione si gira stando lontani con le gambe, si prende vicino all'arco tenendo sempre la mano bassa, si alza in questo modo e si porta alla postazione di tiro. Da questa è la posizione, si aggancia l'occhione sopra il pancaccio, si tira verso di noi in maniera che l'occhione sia saldamente ancorato al pancaccio e poi si può procedere con l'operazione di caricamento con l'aiuto della persona che sta dietro. Stando sempre dietro all'arco e in questa posizione si prende la freccia con le due mani, si appoggia sul piastra, si spinge la freccia indietro fino a che la cocca non tocchi nella corda, come si vede in questa maniera, e si lascia andare. La balestra è pronta al tiro.